Covid, continuano a scendere i ricoveri in ASL 5, ma si registrano due nuove vittime. Stabili le terapie intensive. Investe un pedone e fugge, denunciato un 19enne di Arcola per omissione di soccorso. Dalle difficoltà alle stelle, il messaggio di speranza della veglia di Pentecoste. Ozio Intramenia, una mostra al CAMEC per riportare dentro le mura un progetto di esplorazione urbana. Spezza Roma, l'appello del prefetto Inversini e di mister italiano ai tifosi, rispettate le norme anticontagio. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TLS Giornale. In apertura i dati diffusi da Lisa sulla pandemia da Covid-19 nella nostra provincia e in regione Liguria. Nelle ultime 24 ore sono 13 i nuovi positivi nello Spezzino. I ricoveri in ospedale scendono però a quota 32, 5 in meno rispetto alla giornata di ieri, di cui 7 in terapia intensiva. In ASL 5 si registrano purtroppo due nuove vittime. Si tratta di un uomo di 79 anni, deceduto ieri all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, e di un uomo di 82 deceduto oggi all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Gli attualmente positivi sono 502, mentre le sorveglianze attive raggiungono quota 664. Per quanto riguarda il resto della Liguria, i nuovi positivi sono 70, a fronte dei 3.380 tamponi molecolari effettuati e dei 2.567 tamponi antigenici. In tutta la regione sono 4 le vittime delle ultime 24 ore. Prosegue però anche la campagna vaccinale in ASL 5. Ad oggi sono state somministrate 107.119 dosi, mentre in tutta la Liguria sono 845.694. La regione ha somministrato il 95% delle dosi ricevute dalla struttura nazionale. Le persone che invece hanno completato il ciclo vaccinale in ASL 5 sono 35.597. In tutta la Liguria invece sono 296.368, appunto, ad aver completato il ciclo. E continuiamo con la sanità. È stata aggiudicata dalla cooperativa sociale Coop Selios la procedura d'urgenza del bando di gara per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali a favore di persone anziane e disabili della RSA Mazzini della Spezia e della RSA San Nicolò di Levanto. ASL 5 e Coop Selios hanno concordato l'inizio della nuova gestione a partire dal 1 giugno 2021 per la RSA Mazzini e invece dal 15 giugno 2021 per la RSA San Nicolò. E ora invece la cronaca. Denunciato per omissione di soccorso e fuga dopo aver investito un pedone. È successo lunedì sera in Viale Italia quando un 47enne è stato investito da un motociclo che andava ad alta velocità. L'uomo è stato trasportato al locale pronto soccorso a causa delle gravi ferite riportate. Il conducente del motociclo si è allontanato senza prestare assistenza o lasciare un recapito. A seguito delle indagini la polizia locale è riuscita ad identificare l'autore del reato e si tratta di un 19enne di Arcola. Il ragazzo dovrà rispondere davanti al tribunale dei reati stradali commessi. Inoltre è stato sanzionato per aver guidato senza patente e assicurazione, velocità pericolosa, sorpasso di veicoli fermi all'attraversamento pedonale e omessa precedenza al pedone, per un totale di circa 2.000 euro di multa e 66 punti della patente, che invece è stata ritirata. Ancora cronaca, è stato ricondotto in carcere un 49enne di Sarzana già con precedenti penali e una detenzione alle spalle. La decisione è arrivata dopo l'esito di un'attività investigativa della polizia di Sarzana su alcuni reati contro il patrimonio. Roma infatti si era già reso responsabile il 12 maggio scorso del furto di un'autovettura e di un successivo danneggiamento. A questo si va ad aggiungere un furto all'interno di una pasticceria del centro di Sarzana dello scorso 8 maggio. Rintracciato e arrestato anche un 45enne a cui carico pendeva un ordine di cattura del Tribunale della Spezia. L'uomo è stato fermato in via Corridoni alla Spezia durante un servizio di controllo nel quartiere Umbertino, disposto dal questore e finalizzato al contrasto dell'immigrazione clandestina. È risultato essere destinatario di numerose condanne precedenti di polizia, nonché appunto oggetto di un provvedimento di un ordine di esecuzione di carcerazione. L'uomo è stato condotto dagli agenti presso la casa circondariale della Spezia.
Ora cambiamo argomento. Sull'appalto dei servizi cimiteriali c'è sempre stata, nella fase di stesura del bando, massima attenzione da parte delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute a partire dall'anno 2008. Così Marco Furletti di UIL Trasporti interviene in merito alla questione macro service. Ma sentiamo l'intervista raccolta da Chiara Alfonsetti con le immagini di Raffaele Maurella. La vicenda della macro service recentemente è tornata agli onori della cronaca. Qual è il punto di vista della UIL sull'intera vicenda? Sì, noi, come avevamo già evidenziato nei precedenti comunicati, non abbiamo ricevuto particolari segnalazioni di criticità da parte dei nostri iscritti all'interno dell'appalto. La nostra organizzazione ne rappresenta 9 su 20, quindi in quell'appalto non ci sono problematiche legate all'applicazione dei contratti, gli stipendi vengono pagati puntualmente, ma soprattutto questi lavoratori beneficiano di condizioni economiche e normative di miglior favore rispetto ai lavoratori del settore. Infatti, grazie a un lavoro di concertazione portato avanti negli anni dalle organizzazioni sindacali e dall'amministrazione comunale, siamo riusciti a definire una serie di accordi sindacali che prevedono una migliore condizione per quanto riguarda questi lavoratori ai quali viene applicato il contratto dei multiservizi. Ecco, la vicenda, l'abbiamo detto, non è particolarmente lineare, anche perché insomma è stato evidente che tra i sindacati c'erano dei punti di vista diversi. Ecco, quali saranno i prossimi passi? Ma per noi la vicenda è molto chiara, perché quello che c'era da chiarire lo abbiamo fatto lo scorso anno in un confronto con l'amministrazione comunale, in cui era emersa la sostenibilità e la compatibilità dell'appalto rispetto a quelle che sono le condizioni di questi lavoratori. Per quanto ci riguarda, qualcuno ha detto che non eravamo disponibili a incontrare l'azienda. Noi lo siamo e continueremo ad esserlo, ovviamente su un ordine del giorno che deve essere concordato da tutte e tre, concordato e condiviso da tutte e tre le organizzazioni sindacali. Torniamo a parlare della Pontremolese. Dopo l'annuncio della deputata di Italia Viva Raffaella Paita sull'inserimento nel decreto semplificazioni della galleria di Valico, UIL Liguria esprime soddisfazione per l'annuncio. Buone notizie per il raddoppio della Pontremolese: se fino a qualche settimana fa l'opera sembrava in bilico, oggi abbiamo la certezza che l'intero percorso verrà portato a termine grazie al suo inserimento nel decreto semplificazioni. Il raddoppio della Pontremolese è un'opera fondamentale per lo sviluppo dello scalo spezzino, sia per ingrandire i traffici commerciali con il nord Italia sia per quelli in nord Europa. Un barlume di speranza a questa Liguria che tiene il territorio insieme con il nastro adesivo, ha dichiarato Mario Ghini, segretario generale di UIL Liguria. E anche Confindustria La Spezia ha colto con favore l'inserimento del progetto della galleria di Valico sulla linea ferroviaria Pontremolese nel nuovo contratto di programma di rete ferroviaria italiana. Confindustria La Spezia ribadisce fin da ora la propria disponibilità a collaborare con gli enti preposti a qualsiasi azione finalizzata a velocizzare l'avvio dei lavori ed utile a creare le condizioni necessarie per giungere alla realizzazione dell'infrastruttura, ha dichiarato in una nota. Forza Italia ha presentato oggi la nuova organizzazione del partito in città. Grande soddisfazione da parte del commissario straordinario Giovanni Grazzini. Vediamo il servizio di Bimal Carlo Gabbiani con le immagini di Daniele Rabuazzo. Oggi Forza Italia si presenta alla città, una squadra rinnovata. Lei, nel comporre la squadra, ha privilegiato il merito. Certo, oggi è un grande giorno, sono particolarmente felice, perché finalmente abbiamo un'organizzazione sul territorio importante. Oggi ci riuniamo compatibilmente con le norme Covid per la prima volta con i dipartimenti che abbiamo costituito. Oggi abbiamo 18 dipartimenti, perciò abbiamo i capi dipartimenti e speriamo in un futuro prossimo di poter riunire anche i vari membri, che oggi sono più di 60. Perciò è un segnale importante anche per la città ed è un segnale anche importante per le persone che hanno aderito, perché è tutta gente di grande qualità e di grande serietà. Sondaggi di Forza Italia che sono in crescita, si guarda con fiducia al futuro. Sì, devo dire che sono particolarmente soddisfatto anche di questo, perché i dati che oggi arrivano sono importanti. Forza Italia, 2 mesi fa, quando sono sbarcato, la forchetta che ci davano al partito era il 4/6%, oggi, notizie di 15 giorni fa ci danno già 8/10%, perciò vuol dire che la cura Grazzini sta funzionando.
Regione Liguria prosegue l'iter per la definizione del piano di rigenerazione urbana della Liguria. Da domani, infatti, i comuni potranno presentare progetti per riqualificare aree del proprio territorio. Interventi possono essere proposti dai singoli comuni o in forma associata, entro però il 31 luglio 2021. Dovrà essere sempre presente il requisito di sostenibilità finanziaria, inoltre i progetti dovranno essere immediatamente cantierabili. È stato approvato dalla Giunta di Sarzana l'accordo per la ripresa dei lavori con il nuovo soggetto attuatore del piano Botta, che ridetermina e colloca i 33 alloggi a canone moderato all'interno della costruzione già conclusa. Sarzana potrà quindi portare a conclusione la questione del programma di riqualificazione alloggi a canone sostenibile, terminando gli interni dell'edificio e destinandone i piani residenziali agli alloggi a canone agevolato. È ormai da più di un decennio che il Botta rappresenta per Sarzana un progetto prima contestato e poi mai realizzato nelle forme di un cantiere alle porte della città. In questo modo l'amministrazione comunale ha salvato il finanziamento ministeriale di oltre 1 milione di euro, ha dichiarato il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli. E il comune di Sarzana ha dato anche il via ai lavori di ripascimento del litorale di Marinella per rendere l'arenile fruibile all'inizio della stagione estiva per il periodo che va dal 21 sino al 29 maggio 2021. E ora per aspera ad astra, dalle difficoltà alle stelle, questo è lo slogan della Veglia di Pentecoste che si celebrerà domani alle 20 nella Cattedrale di Cristo Re. Al centro una speranza nuova dopo un periodo di difficoltà. Ma ascoltiamo il servizio di Italo Lunghi. Don Luca, sabato prossimo alle ore 20 in Cattedrale, Veglia di Pentecoste. Uno slogan un po' particolare. Sì, per aspera ad astra, che vuol dire appunto dalle difficoltà, dalle fatiche alle stelle. Vuole essere lo stimolo e l'invito, era di Don Bosco, è il motto anche di Don Banzato che interverrà quella sera, per dirci che c'è una speranza nuova da rimettere al centro e quella sera vogliamo farla insieme. Don Davide Banzato sarà in collegamento con i nostri giovani. Chi è Don Davide? È l'assistente spirituale di Nuovi Orizzonti, prete un po' di riferimento di questa realtà, la cui fondatrice è Chiara Mirante, per la quale preghiamo per la sua salute in un momento di particolare fatica, e ci aiuterà proprio perché è anche sacerdote missionario della misericordia a rimettere al centro quei legami forti, potenti, di carità, di solidarietà, di fratellanza che hanno caratterizzato e caratterizzano la sua missione e anche per noi rappresentano un vero rilancio. Quindi si collegherà da giovane coi giovani per dare questo messaggio. Veglia di Pentecoste, un momento di arrivo ma anche un momento di partenza per tutti i giovani. Come si sono preparati i giovani diocesani a questo momento e che cosa succederà anche di particolare in questa celebrazione? Sì, esatto, è un momento, come dicevi giustamente, di arrivo e di partenza. I ragazzi vengono, come tutti noi d'altronde, da un periodo faticoso, difficile, dove anche la vita delle parrocchie ha avuto difficoltà a organizzare e raggiungere per qualcosa per loro e raggiungerli, però qualcosa ha fatto. I ragazzi, ecco, davvero pensiamo possano rispondere a questo invito e a questa chiamata a partecipare sabato, in modo particolare i ragazzi diciottenni, coloro che hanno raggiunto questo traguardo così importante, che è caratterizzato non solo da un'assunzione di responsabilità maggiore, ma anche da festa, da condivisione, insomma, di questo importante traguardo, l'hanno dovuto vivere certo in una situazione faticosa. I diciottenni, come è tradizione, ormai da diversi anni nella nostra diocesi, faranno la loro professione di fede all'interno di questo momento, cioè reciteranno il credo in maniera adulta e maggiormente responsabile davanti al vescovo e davanti alla comunità, riaffermeranno la propria fede appunto nel Signore Gesù. Ci sarà infatti proprio sabato un momento di accoglienza riservato proprio a loro alle ore 18, sempre in cattedrale, e a cui seguirà la veglia alle ore 20. Sarà il nostro vescovo a presiedere la celebrazione ed è da lui che viene un invito particolare a tutti i giovani a seguire appunto la celebrazione in cattedrale. Chi fosse impedito a partecipare direttamente di persona può seguirla attraverso la nostra rete televisiva, trasmetteremo infatti la serata in diretta TV.
È giunta questa mattina alla Spezia la statua della Madonna della Medaglia Miracolosa, in pellegrinaggio attraverso l'Italia per celebrare i 190 anni dalla prima apparizione avvenuta nel 1830 a Caterina Labouré nella cappella della Casa Madre delle Figlie della Carità a Parigi. La tappa spezzina è iniziata con i bambini nell'istituto Pia Casa della Misericordia. Il servizio di Raffaele Maurella. Qual è il significato della medaglia miracolosa che è profondamente legata ai vincenziani? È legato a un'esperienza mistica vissuta da Caterina Labouré nel 1830 e quest'anno, nel 2020, celebravamo i 190 anni dall'apparizione a Caterina Labouré. È nata un'iniziativa molto bella che il Papa stesso ha benedetto l'11 novembre del 2020, ha benedetto la statua che è qui dietro di me e ci ha dato l'invito a portarla in tutta Italia, soprattutto a visitare le strutture dove ci sono i poveri, le carceri, gli ospedali, le case di riposo e anche le parrocchie e le scuole, ma soprattutto quei luoghi dove le persone, anche a motivo della pandemia, non possono uscire. Non possono uscire da tanto tempo, non incontrano nessuno. Allora Maria Pellegrina che si fa vicina alle povertà di questo mondo, e posso dire, per quello che ho visto io nella regione toscana, che sono il referente dell'iniziativa per la Toscana, che veramente Maria c'ha tante persone che sono devote e sta chiamando a sé tantissime persone, grandi, piccoli. È proprio un momento di rinascita, possiamo dire, no? Il passaggio di Maria ci richiama a riprendere in mano la nostra vita dopo quello che abbiamo passato e quello che ancora stiamo vivendo a motivo della pandemia. Le condizioni con cui Caterina Labouré ha avuto, ecco, le esperienze mistiche sono simili a quelle dei nostri tempi. A quell'epoca Parigi era colpita dal colera e noi siamo colpiti dalla pandemia del Covid. E Maria dice: venite ai miei piedi e non abbiate timore a chiedere le grazie. E da lì nasce la medaglia miracolosa, che porta con sé questo messaggio: o Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. E Maria dice: chi porta questa medaglia con fede otterrà grandi grazie. Siamo molto emozionate, è bellissimo poter accogliere qua la statua di Maria, poterla accogliere qui nella nostra scuola. E in questo momento, in quest'anno così difficile, sentiamo forte il bisogno di un abbraccio, l'abbraccio della mamma, no? Più che Maria può darci, ci dona questo abbraccio, lo dona a noi adulti e lo dona a questi bellissimi bambini che impazienti desiderano lodarle e portare tutto quello che è il loro entusiasmo e tutto quello che portano nel cuore. È stata inaugurata oggi al Museo Camec una mostra concepita per riportare dentro le mura un pluriennale progetto di esplorazione urbana en plein air. Il servizio di Vimel Carlo Gabbiane e Davide Morina. Ozium Intramegna, l'incanto di luoghi spezzini dimenticati, si svela all'interno delle stanze del Museo Camec. Una mostra che sarà visitabile da oggi fino al 19 settembre al Camec e che racchiude più linguaggi, la fotografia, la pittura, l'audiovisivo, insomma un racconto polifonico. Sì, si tratta di una mostra che racchiude campi artistici completamente diversi uno dall'altro, ma che riescono a raggiungere un'armonia anche compositiva, perché si tratta di tante voci di un coro di artisti che hanno vissuto insieme dei luoghi dalle fortissime suggestioni naturalistiche, architettoniche, storiche, strettamente legate alla memoria, capaci di fare riaffiorare pensieri, suggestioni nello spirito dell'ozium, cioè di questo momento di pausa, di riflessione in cui si riesce a meditare, a concepire, a creare in maniera organica e completa. Un progetto che nasce da un collettivo di artisti.
Sì, l'idea era quella, la suggestione iniziale era di scegliere dei luoghi che fossero bellissimi ma che soffrissero l'abbandono, luoghi del territorio, e provare a cogliere insieme come gruppo di artisti le suggestioni di questi luoghi. Una mostra molto bella che dà emozioni perché recupera i nostri luoghi antichi del Medioevo e li ripropone in una forma moderna, ed è anche un momento di riflessione sui luoghi perduti e che vanno recuperati. Noi stiamo facendo chiaramente come amministrazione un percorso di recupero, ad esempio, delle fortezze, delle fortificazioni, delle nostre mura del fine 800, primo 900. Dobbiamo poi concentrarci anche sul recupero della nostra storia del Medioevo, e quindi questi luoghi che sono stati riscoperti e riproposti dovranno essere valorizzati e tutelati. Quindi non solo una mostra artistica, ma anche un impegno per la nostra amministrazione e per il nostro futuro. Chiude dopo 75 anni di attività il Regno del Formaggio di Vito Baldassarre, storico associato di Concommercio. In questi ultimi giorni, prima della definitiva chiusura, si potrà ancora andare a trovare il commerciante Baldassarre e anche per acquistare gli ultimi prodotti rimasti nella bottega. La svendita andrà avanti finché la merce non terminerà. A salutarlo e ringraziarlo per il lavoro svolto in questi lunghi anni sono andati nei giorni scorsi anche il presidente di Concommercio La Spezia, Gianfranco Bianchi, e il direttore Roberto Martini. Le due ancore poste davanti all'ingresso della porta principale dell'arsenale militare marittimo della Spezia domani verranno prelevate per essere sottoposte ad accurata attività manutentiva e conservativa. Per questo motivo il Museo Tecnico Navale resterà chiuso per l'intera giornata di sabato e riaprirà invece la domenica. Al termine dei lavori, della durata di circa un mese, le ancore verranno ricollocate nella posizione originale. E in vista dell'ultima giornata del campionato di Serie A, quando lo Spezia Calcio incontrerà la Roma al Picco, sono state disposte dal prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini e dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini alcune misure preventive. Ai tifosi aquilotti sono stati rivolti anche degli appelli da parte delle autorità, ma anche da Mister Italiano. Il servizio di Sergio Dioffi. Chiedo a tutti i tifosi dello Spezia Calcio, laddove si concretizzassero le iniziative ipotizzate dai social, di essere all'altezza del valore della squadra del cuore, mantenendo sempre le mascherine e il distanziamento sociale e rispettando senza indugi il coprifuoco che scatterà poco dopo la fine della partita. Non guastiamo la bellezza di questi giorni con comportamenti che mettano in pericolo il cammino verso la ripresa che stiamo percorrendo tutti insieme, come si addice ad una comunità coesa come quella spezzina. Non si può tifare per lo Spezia senza volere il bene della città tutta. E questo l'appello lanciato dal prefetto Maria Luisa Inversini dopo la conclusione della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, cui hanno partecipato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l'assessore alla sicurezza Filippo Ivani, i rappresentanti delle forze dell'ordine ed il direttore organizzativo dello Spezia Calcio Pierfrancesco Visci. In vista dell'ultima giornata del campionato di Serie A, quando lo Spezia incontrerà la Roma al Picco, domenica alle 20:45, saranno adottate alcune misure di carattere preventivo, tra cui la conferma delle ormai consolidate bolle davanti allo stadio e all'hotel NH dove alloggia la squadra di casa, limitazioni alla circolazione, nonché il divieto di vendita anche per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro dalle 17 alle 23. Problemi di ordine pubblico anche per la preannunciata marcia fino a Porto Venere che Mister Italiano avrebbe voluto fare insieme ai tifosi. Allora, devo dire con tutta sincerità che per ordine pubblico mi sa che qualcosa verrà vietata. Ci è stato detto questo. Ma neanche da solo, senza dirla a nessuno? No, però da solo una di queste mattine mi sveglio e mi incammino in incognito verso Porto Venere, perché poi se chiamo delle vedette se queste cose qui, dato che è stata una promessa, non va mantenuta, poi...
Restiamo sul calcio, nuova seduta per i ragazzi di Mister Italiano che nel penultimo giorno di allenamento, prima della sfida valida per l'ultima giornata di campionato contro la Roma, hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da un'intensa partita su campo ridotto, disputate come sempre a ritmi altissimi. Lavoro differenziato per Piccoli, Dell'Orco, Matiello, Campora, Galabinov e Chabot. Domani pomeriggio nuovo allenamento a Follo. Intanto ieri sera Voglia di Spezia si è parlato del bilancio della prima stagione in Serie A e dei programmi per il prossimo anno. Ospite mister Aquilotto Vincenzo Antagliano, salvezza più che meritata, ora si guarda avanti, ha dichiarato Italiano. Tra i temi toccati anche il suo futuro allo Spezia, ma ascoltiamone un estratto. Penso che sia stata una gioia immensa l'ultima gara col Toro, perché gara da dentro fuori, da non sbagliare, e chiaramente siamo stati bravi a interpretarla bene, a mostrare tutto quello che avevamo fatto vedere nell'arco di questo campionato, anche se c'eravamo un po' smarriti, però nella partita più importante siamo riusciti a venire fuori con i nostri principi, la nostra identità, e penso che questa sia una salvezza più che meritata per lo Spezia. L'unico momento in cui sono stato preoccupato è stato l'inizio quando forse non tutti i mali vengono per nuocere, aver affrontato il Sassuolo, che è una squadra che gioca da 3 anni insieme. All'inizio ci lasciavano giocare, forse ci sottovalutavano, tra virgolette, e invece nel girone di ritorno tante squadre non ci hanno permesso di fare quello che volevamo fare. Poi ci siamo anche adattati, abbiamo cambiato. Penso che poi, come si adatta il calciatore, anche l'allenatore deve cercare di trovare pregi e difetti o contromisure o aggiustamenti o adattamenti alla propria idea di calcio. Qual è stata la partita in cui hai pensato con convinzione quest'anno ci salviamo di sicuro? Riuscire a battere quel Sassuolo e quel Milan che nell'arco di un girone intero da subirli e faticare tantissimo nell'arco di un girone, praticamente siamo riusciti a fare 6 punti contro queste 2 squadre, lì allora ho pensato che la squadra è in netta crescita. L'obiettivo nostro era ricercare 3 squadre dietro di noi, era l'unico obiettivo che volevamo, ci siamo riusciti. Penso che se dovessimo fare bottino pieno nell'ultima gara con la Roma, ci teniamo tantissimo, perché se dovessimo battere la Roma sopra i 40 punti, sono convinto che si potrebbe anche superare qualche altra posizione, scalare qualche posizione, quindi cercheremo di fare il massimo anche nell'ultima partita. Conferenza stampa, qualcosa di interessante, di molto interessante, Robert Platek l'ha detto, mai più soffriremo, perché cercheremo di fare squadra, Io più forte per non soffrire. Sono uno di quelli, insieme ai tifosi spezzini, che soprattutto l'anno prossimo vuole cercare di soffrire meno, vuole cercare di alzare anche l'asticella. Io mi auguro, nel momento in cui si andrà a parlare, che questo sia anche il pensiero della proprietà, perché tutti vogliamo questo, tutti ci vogliamo sentire dire da loro questo, e se i presupposti sono buoni, se il progetto è ambizioso, io sono nella stessa identica posizione dello scorso anno, quando tutti mi davano per partente, quando tutti già dicevano che Italiano andava altrove, e invece poi quando ci fu l'incontro con il presidente è avvenuto tutto il contrario. Ci spostiamo al basket. Dopo la prima sconfitta nei playoff per la Serie B a Siena, la Tarros Spezia torna alla vittoria travolgendo con un 87-56 i fiorentini dell'Olimpia Legnaia nel recupero al Palasprint. Nel servizio di Andrea Catalani sentiamo l'ala guardia lituana Darius Kibildis. Ascoltiamo. Dunque Darius, senti, è stata una vittoria facile, no? Diciamo quella di stasera. Però, lo score parla chiaro, però era comunque sia molto importante, era molto molto importante ripartire, risollevarvi dopo quella frenata che avete dovuto subire e sopportare a Siena, no? È stata una vittoria importante, per benché facile, direi. Sì, sì. Sì, ma sembrare che era facile, ma prime 2 quarti era difficile, ma poi, non so, abbiamo trovato più energia e finalmente arriviamo a più 30. Sì, questa partita è più importante perché
scorsa settimana abbiamo perso contro Siena e oggi dobbiamo vincere per continuare a giocare ai playoff. Certo, e missione compiuta, direi. Senti, veniamo un attimo a te, con l'italiano te la cavi molto peggio del tuo connazionale sugli Auskas, dimmi un po', però come ti trovi in Italia dopo 3 anni, cosa puoi dire? Io non credo che tu ti trovi male, no? Anche se qualche difficoltà con la lingua ce l'hai ancora. No, io trovo molto bene, mi piace qua in Italia, il tempo caldo è buonissimo, anche è visto è buonissimo, quattro anni fa un agente ha chiesto a me se voglio andare in Italia, io non so, dopo 30 minuti ho fatto va bene, vado e... Ed eccoti qua. Sì. E questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Paolo Bonino di Limet Centro Meteo per la Liguria. Grazie e arrivederci. Una buona serata a tutti da Paolo Bonino, vediamo le previsioni per sabato 22 maggio in Liguria. La coda di una perturbazione interesserà la nostra regione tra sabato e domenica con molto vento e qualche pioggia. Lunedì una nuova e più intensa perturbazione determinerà invece un peggioramento più deciso con piogge maggiormente diffuse. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, sabato 22 maggio. Al primo mattino probabile veloce passaggio piovoso tra il Savonese e il settore centro-orientale della regione con qualche rovescio nelle aree interne. Attenuazione delle piogge già in tarda mattinata. Sull'Imperiese tempo nuvoloso ma asciutto. Nel corso della giornata nubi irregolari anche compatte interesseranno tutta la Liguria con piogge però generalmente assenti a parte qualche sporadico piovasco sullo Spezzino e sul